Il secondo dopoguerra, pur se caratterizzato tutto sommato da lunghi decenni di pace che caratterizza appunto la seconda metà del Novecento, non fu, nonostante tutto quello che era successo in precedenza, un periodo di pace. Le immagini qui vogliono rappresentarlo. Certo, non ci fu nessun conflitto globale, non ci fu, però in realtà la situazione, qua così lo vediamo, muri, carri armati, aerei, razzi con uso militare che vengono lanciati verso il cielo, fili spinati, rappresentano di quelli che erano gli effetti di una competizione globale, economica, politica, militare, ovviamente, che contrapponeva le due superpotenze che dominavano e si spartivano di fatto il controllo del mondo, qui rappresentate dalle due bandiere, appunto quella degli Stati Uniti, a stelle e strisce, e quella appunto dell'Unione Sovietica. Ma andiamo a vedere appunto in qualche modo cos'è appunto questa età della guerra fredda. Occorrerebbe dire che inizialmente dopo appunto una, due guerre mondiali, un ventennio anche segnato nella prima metà del secolo dalla diffusione dei totalitarismi, l'esigenza di pace era largamente diffusa, c'era davvero la volontà finalmente di trovare un'assemblea che funzionasse davvero, che davvero fosse in grado di gestire le situazioni, i contrasti internazionali prima che questi dessero origine a guerre devastanti. La società delle nazioni, uscita dalla prima guerra mondiale, non era stata in grado di farlo. Ecco che allora già, potremmo dire già durante il conflitto, a dire il vero, ma a conflitto terminato perlomeno in Occidente, vedete 26 giugno del 45, accordo di San Francisco, si mette appunto d'accordo per far nascere la nuova Organizzazione delle Nazioni Unite, che avrebbe dovuto, in realtà poi questo col tempo avviene, tenere assieme tutte le nazioni riconosciute del mondo. La sua sede, nota, conosciuta, che gode di extraterritorialità, ovviamente, è a New York, Palazzo di Vetro. Suoi scopi: mantenere la pace e la sicurezza internazionale, rispettare il principio, finalmente, dell'uguaglianza tra gli stati, dell'autodeterminazione dei popoli, promuoverne la cooperazione economica e sociale, se no è davvero difficile riconoscere uguaglianza e autodeterminazione se ne diamo una sostanza appunto di libertà economica e sociale a tutto questo, promuoverne chiaramente i fondamentali diritti umani negati dai totalitarismi, le libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli individui, e tutto questo era possibile se le guerre finalmente fossero terminate queste guerre globali, quindi promuovere il disarmo e vedere di arrivare ad una disciplina degli armamenti, un problema sempre più grave, visto che ormai si sapeva, le grandi potenze, gli Stati Uniti prima, l'Unione Sovietica dopo, ma anche altri paesi in seguito, erano dotati appunto di questa arma nucleare che poteva davvero sconvolgere e porre fine anche in casi estremi alla vita umana e non solo sul pianeta Terra. In realtà come funzionava questa organizzazione? Come funziona questa organizzazione? Il suo organo principale è quello che raggruppa tutti i paesi del mondo, l'Assemblea Generale appunto dell'ONU, formata dai rappresentanti di tutti gli stati aderenti, tutti con diritto di voto. Qual è appunto in realtà però la questione che si viene a porre? Se vogliamo farla funzionare davvero, questa organizzazione bisogna avere anche un senso di realismo politico. È un dato di fatto. All'Assemblea Generale partecipano i rappresentanti di tutti gli stati, si fanno grandi discussioni, grandi dibattiti, ma in realtà non si hanno poi dei poteri davvero vincolanti. Le decisioni che ne vengono prese appunto sono soltanto delle raccomandazioni che non hanno carattere vincolante. Il vero potere quindi non risiede nell'Assemblea Generale dell'ONU, ma risiede in quello che è di fatto il suo organo esecutivo, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che infatti quali compiti ha? Ha proprio quelli di adottare tutti i provvedimenti per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, deve intervenire per evitare che i contrasti degenerino in conflitti e in caso di guerra, ecco questo è un elemento fondamentale che non era presente in precedenza nella vecchia società delle nazioni, deve fare davvero tutto il possibile per stabilire la pace. Ecco, allora interventi da un punto di vista di pressione politica e economica, anche con embarghi, quindi isolamento dal punto di vista dei fondamentali traffici, scambi commerciali, ma soprattutto la possibilità anche di intervenire in maniera preventiva, si spera, con degli interventi armati o per garantire successivamente la pace e la divisione tra i vari contendenti, dotare cioè le nazioni
Nazioni Unite di una forza armata, fornita ovviamente dai diversi stati, sono i cosiddetti caschi blu che oggi in realtà esistono e in mezzo, occorre dire, a mille polemiche sono effettivamente varie volte intervenuti, anche l'Italia vi partecipa nelle varie zone calde, come si dice, del mondo. Ma chi compone questo Consiglio di Sicurezza? Senso di realtà, si stava dicendo prima. In realtà vi sono dei membri permanenti. Quali sono questi membri permanenti? Sono i vincitori della Seconda Guerra Mondiale. I paesi, quindi, a partire dalla Grande Alleanza, Stati Uniti, Gran Bretagna, a cui si era unita fin dall'inizio anche la Francia Libera, che quindi risulta essere stato appunto alleato, vincitore della guerra, sono i primi tre stati permanenti appunto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Adesso ovviamente si affianca all'Unione Sovietica, oggi sostituita dalla Federazione Russa, che era l'altro grande alleato appunto nella guerra, nella battaglia contro il totalitarismo nazifascista. Si unisce adesso anche la Cina che era appunto alleata in funzione antigiapponese anche da sempre delle potenze occidentali, la vecchia Cina nazionalista, quella che appunto era integrata all'interno, anche se con una certa dipendenza coloniale del sistema internazionale precedente, ma subito dopo la Seconda Guerra Mondiale questa Cina non esiste più, si trovano i suoi principali rappresentanti costretti a fuggire nel cuore di una rivoluzione, a fuggire sulla piccola isola di Formosa, di Taiwan, dove forma appunto uno stato ancora oggi esistente che va sotto il nome di Cina nazionalista, che però la Cina, la grande Cina, quella che poi si è trasformata in una repubblica popolare cinese sulla guida del suo leader rivoluzionario, il grande timoniere Mao Zedong, lo stato esiste ancora, grande potenza mondiale, in realtà aveva alterato questo equilibrio, tant'è vero che inizialmente questa Cina comunista non viene riconosciuta come legittima rappresentante, sono ancora rappresentanti della vecchia Cina, quelli scappati, fuggiti a Taiwan, non riconosciuti ancora oggi dalla Cina popolare. È chiaro che questa situazione era insostenibile e soltanto nel 1970, ecco, si giunse alla possibilità di far entrare, grazie ad una serie di accordi internazionali, la Repubblica Popolare Cinese, che oggi, ancora oggi, occupa il suo seggio permanente all'ONU. Al fianco di questo 10 membri a rotazione che appunto variano di anno in anno, secondo appunto delle tempistiche prestabilite. Qual è però la differenza, senso di realismo? Fondamentalmente i vincitori della guerra non sono soltanto membri permanenti, ma hanno anche il diritto di veto, ovvero si hanno il diritto di opporsi, a quelle che sono le decisioni del Consiglio di Sicurezza, che non devono quindi essere votate semplicemente a maggioranza, ma anche, diciamo così, con l'assenso di tutti i membri permanenti. Ben sappiamo però quello che è successo, quindi in realtà l'ONU è rimasto dal punto di vista fondamentale del governo del mondo un ideale che non ha mai avuto effettiva realizzazione concreta, proprio perché la divisione del mondo, i contrasti del mondo, quello che adesso definiremo bene la guerra fredda che è subito avvenuto, ma anche i contrasti attuali fra le grandi potenze, Stati Uniti, Federazione Russa e Cina, impediscono di fatto all'ONU di poter prendere, al Consiglio di Sicurezza, di poter prendere delle decisioni effettive. Sono sempre dei compromessi al ribasso, che devono in qualche modo accettare in un certo senso la possibilità di una condivisione di decisioni che alla fine non sono veramente risolutive. Chi comanda allora veramente se in teoria l'ONU non riesce quasi mai, effettivamente, per non dire mai, ad essere davvero l'elemento decisivo? È la realtà politica del mondo, quella che appunto poi va sotto il nome di guerra fredda, ovvero sia se il mondo di fatto, adesso andiamo a definire bene, si divide in due, questa realtà che va poi anche ad imporsi sulle decisioni che vengono prese all'interno dell'ONU. Cioè questa contrapposizione politica, questa è la guerra fredda, ma a 360 gradi, ideologica, militare, che subito si è venuta a creare al termine della Seconda Guerra Mondiale, tra le due principali potenze vincitrici del conflitto, quelle che ben presto si doteranno appunto di un arsenale atomico e nucleare, quindi guideranno le due fazioni contrapposte, gli Stati Uniti da un lato e l'Unione Sovietica dall'altro. Guerra fredda, Cold War, da dove deriva questo termine? In realtà, come si dice anche qua, già era stato utilizzato per una volta da un notissimo scrittore inglese, George Orwell,
scrittore del 1984, che in un suo articolo già aveva utilizzato questo termine per descrivere la situazione che si stava creando subito praticamente al termine del conflitto. In realtà poi il termine è diventato noto, famoso, utilizzato nel mondo intero a partire dal 1947, quando un giornalista americano, Walter Lippmann, l'ha proprio utilizzato per descrivere questa situazione, cioè di un'ostilità non più risolvibile, ricordiamo il deterrente atomico, l'incubo atomico, attraverso una guerra frontale tra le due superpotenze, dato proprio un pericolo per la sopravvivenza dell'umanità, rappresentato da un eventuale ricorso alle armi nucleari. È una vera e propria corsa agli armamenti, che qua vediamo in questo grafico un incremento incredibile della possibilità, appunto, del possesso di armi atomiche, di testate nucleari da parte delle due grandi superpotenze. Vediamo, appunto, anche ora, prendendo anche dai colori, come questo incremento, in qualche modo, prima va a tutto vantaggio degli Stati Uniti, poi si raggiunge una sorta di equilibrio. Il mondo sovietico reagisce e si arriva poi alla fine proprio in questa contrapposizione, tanto appunto come deterrente per impedire che l'altro scateni appunto questa guerra, ma alla fine è chiaro che i pericoli erano elevatissimi. Quante volte in maniera palese o in maniera anche nascosta si è davvero arrivati a sfiorare appunto un disastro, un conflitto nucleare, più di una volta, più di una volta. Ci sono alcuni casi che poi sono diventati celebri in tutto il mondo, come magari, all'inizio degli anni 60, il tentativo sovietico di creare delle basi missilistiche sull'isola di Cuba, vicinissima appunto agli Stati Uniti, quindi minacciava direttamente, questo caso più noto in qualche modo, ma molte volte anche nascoste e così via, si è arrivato fortunatamente senza mai che questo si fosse realizzato, a sfiorare un incidente del genere. Ecco che allora l'obbligo a cercare di trovare degli accordi per garantire una pace, un equilibrio al ribasso di questi armamenti, che hanno portato appunto ad una diminuzione generale delle testate nucleari, comunque che sono sempre ben presenti negli arsenali nascosti del nostro pianeta, non soltanto negli Stati Uniti, non soltanto in Unione Sovietica, anche altri paesi, la Cina popolare, l'Inghilterra, la Francia, Israele, l'India e il Pakistan sono dotati di tutto questo. Tanto per dire, anche nel nostro paese, che noi non possediamo chiaramente armi nucleari, però abbiamo qua degli Stati Uniti, nelle loro basi sono anche presenti armi di questo tipo, e questo è diffuso nel mondo. Un qualcosa che deve essere chiaramente tenuto sotto controllo con accordi che, alti e bassi, sono stati poi nel tempo appunto raggiunti dalle superpotenze. La corsa appunto agli armamenti, che in qualche modo, ecco qua così, vediamo, hanno finito poi col dividere in due non soltanto il mondo intero, ma soprattutto l'Europa, quello che è il cuore, quello che è stato, se vogliamo, il cuore della guerra nella seconda, appunto, guerra mondiale, e che poi era l'elemento più delicato, dove in un certo senso le due potenze si contrapponevano frontalmente l'una contro l'altra senza potersi realmente combattere, perché un combattimento, una guerra di questo tipo avrebbe davvero voluto dire il disastro globale. In Europa, magari nel punto poi più delicato, vedremo anche la Germania divisa in due senza alcun accordo ben preciso. E qua vedremo ancora come questa linea rossa che divide appunto in due il mondo orientale dal mondo occidentale, la cosiddetta Iron Curtain, la cortina di ferro. A est l'Unione Sovietica, gli stati di territori annessi in giallo, i territori poi li vedremo ancora uniti con questo colore più chiaro, uniti poi all'interno di questo sistema di potere politico, militare, sociale ed economico, quello appunto del fronte orientale, sovietico, comunista, e poi dall'altra parte a occidente, appunto quello segnato appunto con colori più freddi, verdi e così via, quell'alleanza politica militare che va sotto il nome di NATO, coordinati o comunque filo occidentali, che quindi si contrappongono a quell'altro sistema. Vediamo che ci sono appunto alcuni punti deboli, delicati di confine, sia nel cuore dell'Europa, tradizionalmente la Svizzera, ma anche l'Austria, per cui si riesce a trovare un accordo non trovato per la Germania, ma comunque costituiva un punto molto delicato che non poteva integralmente essere inserita all'interno delle alleanze politico-militari occidentali. Non era stato permesso.
molto tempo uno stato della NATO. Se andiamo verso nord, vediamo anche la Svezia, che in qualche modo da sempre aveva una neutralità, e la particolare condizione della Finlandia, che pur essendo inserita nel mondo, diciamo così, sistema politico ed economico occidentale, però per antiche motivazioni storiche era sempre legata all'Unione Sovietica da trattati di alleanza, quindi inizialmente anche essa non poteva entrare all'interno del mondo occidentale, integralmente, militarmente parlando. Si parlava proprio di cortina di ferro, quindi la vediamo appunto segnata in rosso. Ma cos'è esattamente? Già, la parola, l'avete visto, Churchill, fu lui a utilizzare per quello interminare ancora il 5 marzo del 1946. Allora, trovate il termine, disoccupato, aveva perso le elezioni, poi le rivinse, devo dire, l'anziano Churchill. Subito dopo la seconda guerra mondiale il governo era passato ai laburisti, espressione del movimento sindacale inglese. Winston Churchill, giro conferenze nel Missouri, Fulton, 5 marzo del 1946, una conferenza importantissima in cui tra l'altro dice queste parole, usa per la prima volta pubblicamente questa, diciamo così, locuzione che poi divenne famosissima nel mondo intero, cortina di ferro. Cosa dice? Ecco allora il senso di quella cortina. Da Stettino, importante porto polacco, nel Baltico, a Trieste, ecco allora la delicatezza della situazione italiana e della questione triestina, non era proprio al confine tra le due zone. Nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea, che poi voleva dire davvero impossibilità di normale attraversamento da una parte all'altra, coloro che abitavano a est non potevano liberamente, non avevano un passaporto, sono i casi rari, venire a ovest, e anche se noi avessimo voluto andare a est, non era molto semplice, era tutt'altro che semplice, e la linea di confine era militarmente presidiata. Dietro appunto questa linea, a est di questa linea, giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale, Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, inizialmente anche Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Tutte queste famose città e le popolazioni attorno a esse giacciono in quella che devo chiamare sfera sovietica. Sono tutte soggette in un modo o nell'altro, non solo all'influenza sovietica, ma anche un'altissima e in alcuni casi crescente, sotto forma di controllo, da Mosca. È la cortina di ferro.